Amici di HDBlog, siamo a Roma, evento Future Decoded di Microsoft. Ci sono un po' di stand qui dei vari produttori, tra questi ovviamente c'è anche Acer. Acer che ha portato qui il nuovo Jade Primo, quindi smartphone basato nativamente su Windows 10. Abbiamo avuto modo di vederlo in anteprima ad IFA, è stato poi esposto anche a Taipei e abbiamo adesso anche l'opportunità di toccarlo con mano. E quindi, già toccandolo con mano, posso farvi vedere come questo, come Acer abbia lavorato sulla parte posteriore di questo device, con questa particolare finitura metallica, anche se comunque un policarbonato, fotocamera da 21 megapixel con il doppio flash a LED. Qui invece abbiamo l'altoparlante di sistema, fotocamera anteriore che invece è da 8 megapixel. Per quanto riguarda il display, 5.5 pollici di diagonale, un full HD AMOLED, processore Snapdragon 808, 3 giga di memoria RAM, e abbiamo poi 32 giga invece di memoria interna che possiamo espandere tramite la micro SD. Tra l'altro, qui abbiamo due slot, perché questo è un dual SIM. Ovviamente possiamo utilizzare una SIM o tutte e due le SIM, oppure uno dei due slot possiamo, il secondo slot possiamo utilizzarlo alternativamente con la micro SD. Per quanto riguarda invece le funzionalità Continuum, abbiamo anche l'opportunità di vederla, perché qui Acer ci ha dato questa possibilità con questa installazione di andare subito a vedere. Tra l'altro, ovviamente abbiamo la possibilità, altra cosa voglio mostrarvi, che abbiamo la USB Type-C ovviamente per la modalità Continuum cablata, ma ovviamente c'è anche una modalità Continuum in wireless, e quindi possiamo utilizzare il display del Jade Primo come un trackpad per muoverci all'interno delle app universali. Quindi possiamo avere un ambiente decisamente familiare, soprattutto per chi appunto utilizza Windows 10, e tutto questo ovviamente col vantaggio di poter continuare ad utilizzare il telefono anche quando è attiva la modalità Continuum. Ovviamente avremo l'opportunità di approfondire molto di più questo device davvero molto molto interessante, perché ci siamo quasi anche con l'arrivo sul mercato. Costerà circa 599 euro, giusto, mi confermi, 599 euro, e arriverà nel primo trimestre del prossimo anno. Tra l'altro, cosa molto molto interessante, che in bundle ci sarà già la dock Continuum, tastiera e mouse, quindi già tutto pronto per sfruttare al meglio una delle caratteristiche principali di Windows 10.